Ansa Voice. Da 40 anni l'Italia ha cancellato dal codice il delitto d'onore. Da allora, periodicamente, le leggi sono state aggiornate e adattate ai tempi. Nuovi reati, pene più severe, campagne di prevenzione, centri d'ascolto. Lo scorso anno 119 donne sono state uccise, una ogni 3 giorni, 103 in ambito familiare o affettivo. E aumentano i cosiddetti reati spia, espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una donna in quanto tale. Oggi la violenza di genere è un fenomeno più diffuso o emerge di più perché ci sono più strumenti e più denunce? Questa è La Cosa Giusta, il podcast dell'ANSA di Melania Di Giacomo in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Tendenzialmente ci sono molte più denunce, questo anche soprattutto grazie a campagne di sensibilizzazione e anche all'incrementarsi di strutture di supporto sul territorio, anche di volontariato. Però tutto questo non è l'unica motivazione, non è da escludere che sia la situazione economica e sociologica generale, quindi è collegata anche ad una maggiore emancipazione delle donne rispetto al passato, abbia generato anche un incremento stesso dei reati, quindi non c'è solo denunce, più denunce, questo sicuramente, ma probabilmente anche un incremento dei reati in sé. Il capitano Sara Serafino, capo della sezione pari opportunità del Comando Generale dei Carabinieri, parla di una sorta di vendetta e l'invito, oggi più che mai, per chi subisce la violenza di genere, è uscire allo scoperto. La normativa è stata aggiornata, ora c'è un quadro più completo per il contrasto alla violenza di genere, dalle denunce al percorso di affiancamento. Indubbiamente negli ultimi anni, sempre in questo contesto di cambiamento sociologico, si registra anche una maggiore sensibilizzazione del legislatore sulla materia, che è intervenuto fin dal 2009 con l'introduzione del reato di atti persecutori, il cosiddetto stalking. Successivamente, questo è anche abbastanza recente, risale al 2019 con il cosiddetto codice rosso. E con questo provvedimento in particolare sono state introdotte nuove forme di violenza, sono state riconosciute nuove forme di violenza, quello che prima non era un reato specifico, ad esempio il revenge porn, la deformazione dell'aspetto, l'induzione al matrimonio. E tutto questo fa da cornice anche a ulteriori disposizioni che hanno previsto una specifica formazione in materia per le stesse forze di polizia. Quindi è obbligatorio per tutti noi, anche se noi già lo facevamo in precedenza proprio per una formazione nostra, e introduce anche delle peculiari procedure il cui cuore è avere una maggiore attenzione, una maggiore efficacia, perché introducono un nuovo approccio alla vittima per non farla sentire sola. L'obiettivo è quello, la vittima non deve sentirsi sola, quindi deve avere la forza di denunciare e di chiudere questa situazione sicuramente indubbiamente lesiva. Non solo le leggi, ma anche procedure specifiche. Sempre nell'ambito di questa evoluzione sono state introdotte un po' su tutto il territorio, nelle nostre caserme, stanze dedicate proprio per mettere a proprio agio la vittima. Quindi sono stanzette in cui c'è un particolare arredamento, particolari strutture in cui l'obiettivo è proprio quello di mettere assolutamente a proprio agio la vittima in modo che possa non sentirsi sola, come dicevo. E a riguardo c'è anche da segnalare una recentissima introduzione, questo è proprio di pochi mesi fa, di un nuovo reato di violazione dell'obbligo di allontanamento o della violazione del divieto di avvicinamento alla persona. Oggi è stato introdotto l'arresto per questo, che fino a poco tempo fa non si poteva fare. Secondo un'analisi svolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, solo il 15% delle donne poi uccise aveva in precedenza denunciato. Nel 63% dei casi non avevano parlato con nessuno delle violenze subite. Che consiglio darebbe a chi subisce atti persecutori o maltrattamenti? Indubbiamente denunciare, assolutamente denunciare, non avere paura di chiedere aiuto. Le strutture ci sono, noi ci siamo, sicuramente possiamo aiutarvi.